pronto? E qui l'azzato? Allora ragazzi, comincia la festa! Tutti insieme! Yeah, yeah! Tutti in coro! Oh, oh! Tutti insieme! Yeah, yeah! Tutti in coro! Oh, oh! Allora ragazzi, comincia la festa! Sulle mani! E qui la festa! Allora ragazzi, comincia la festa! Sulle mani! Usa la testa! Zato, zato! Sintonizzato, sono zato, masterizzato! Vieni qui, lasciati andare! Vieni qui, prova a volare! Le mani in su, le mani in giù, io sono zato, sintonizzato! Tu sei zato? Sintonizzato, tu sei zato, masterizzato, oh, oh, oh. Le mani in su, oh, oh, oh. Le mani in giù, oh, oh, oh. Io sono zato, oh, oh, oh. Sintonizzato, tutti insieme, yeah, yeah. Tutti in coro, oh, oh. Tutti insieme, yeah, yeah. Tutti in coro, oh, oh. Tutti insieme, yeah, yeah. Tutti in coro, oh, oh. Tutti insieme, yeah, yeah. Lasciati andare, vieni qui, prova a volare, oh, oh, oh. Le mani in su, oh, oh. Le mani in giù, oh, oh. Io sono zato, oh, oh. Sintonizzato, tu sei zato, sintonizzato, vieni qui, non ti fermare, prendi il tempo per sognare, tu sei zato, sintonizzato, tu sei zato, masterizzato, oh, oh, oh. Le mani in su, oh, oh, oh. Le mani in giù, oh, oh, oh. Io sono zato, oh, oh, oh. Sintonizzato, tutti insieme, yeah, yeah. Tutti in coro, oh, oh. Tutti insieme, yeah, yeah. E tutti in coro, oh, oh. Zato, zato, che vuoi che sia, quest'estate è già una follia, sono in troppi da far ballare, io mi devo sintonizzare. Zato, zato, sintonizzato, sono zato, masterizzato, vieni qui, lasciati andare, vieni qui, prova a volare, oh, oh, oh. Le mani in su, oh, oh, oh. Le mani in giù, oh, oh, oh. Io sono zato, oh, oh, oh. Sintonizzato, oh, oh, oh. Le mani in su, oh, oh, oh. Mamma le mani mia. Giù, che storia, ciao Mirko. Oh, ciao Ricky Strong. E ci siamo. Ci siamo? Ci siamo, e ci siamo. Noi ci siamo. Bella lì, ciao Mirko, Dori e Leven. Bene, noi volevamo dirvi, cari amici ascoltatori, anche oggi in tanti, tra due minuti daremo vita, tra due minuti incomincia la terza puntata di Radio Zato. Like it's the
should be alone tonight. Give me everything tonight. I've got a reason that you who should take me. Ciao a tutti! E in diretta qui Ricky Strong e Mirko Dori 11. Yes, things it's right when it's so wrong tonight. Ok, caro Mirko, se puoi smettere di giocare con l'accendino e col mouse qua sul tavolo, ma cos'è questo ambaradan? Oggi non si capisce già più niente. Oh, e questa sera tante novità come al solito. Beh, chiaramente. Ovvio. Noi, guarda, Mirko, io ho preparato una scaletta particolare per questa sera. Dal momento che siamo in tanti, tra poco daremo anche i numeri. Oddio, noi i numeri già li diamo da qualche puntata. Ma questa è già la terza puntata e ci seguono ancora! Yes! Lo mandiamo subito? Dai, lo mandiamo io subito. Io direi di sì, io direi di sì. Beccatelo qua. Mirko Doria, ricordati che devi morire! Sei un maledetto, sei. Va bene, dai, diamo vita, insomma, terza puntata. Nuovamente, benvenuti a tutti! Allora, abbiamo più argomenti da trattare, ma io vedo già dalla pagina Facebook che Mirko controlla tutto andare, poi presenteremo anche le persone presenti in studio quest'oggi. Vi sono numerose presenze, tra un po' diamo spazio ai saluti, alle vostre richieste, ai vostri messaggi, dediche, insulti vari, vi vedremo anche i contatti naturalmente. E ricordatevi che come al solito quando volete insultare a qualcuno io ho lo stronzo a fianco a me di nome Ricky Strong. Ma hai già anticipato, stronzo. Va bene, va bene. Allora, oggi, qua di fianco a me, come sempre, al mio lato sinistro, qua sul tavolo dello studio ufficiale di Radio Zato, trapiantato ormai nell'ufficio Zato, qua a Bellaria, esatto, Marina, c'è Mirko Doria Ileve! Sì, 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 sì. E alla mia destra, qui nella sala meeting, ormai diventata ufficialmente la Radio Zato, dove si fuma e... Sì, cazzeggia. No, non si può dire. No, vabbè, ho capito. Alla mia destra qui il campione dei pesi massimi della Radio Zato, Mr. Ricky Strong. Senti oggi in studio qua con noi, ovviamente come sempre alla posta, il nostro caro amico nonché tuo sfidante eterno della musica. Porca miseria. Abbiamo qua con noi il grande, amato, acclamato Andrea Badiali. Ciao ragazzi. Wow, che urlo, c'è stordito. Bella lì, ciao, ciao Andrea. E non solo, perché oggi abbiamo anche un ospite qua con noi a farci compagnia. La presenti tu, Mirko? Esatto, colei che dopo ci sfiderà nel gioco, la capo animatrice del Par Galante, Miss Stefania Rizzon. Ciao Stefi! Ciao! Le hai tirato il microfono in bocca, poverina, infatti, le hai ucciso. Praticamente. Io partirei subito con un piccolo aneddoto, proprio aneddoto, no, aneddito, aneddito non c'è. È dislessico il Dori. Mettimi dislessico la risatina quando sbaglio. L'hai gradita? Esatto, con un piccolo aneddoto. Ancora? Ancora? È aneddito, basta. Aspetta, riavviamo il nastro. Quindi, riavviamo. Prego. Oh, e quindi io partirei subito con un aneddoto dove stiamo a rappresentare, ecco, quello che succede quando la Rizzon cerca di venire da quel paesino di Cisbon Bel Bracchio. Cisbon del Grappa. Del Grappa, sì, del sì. Grappa, ma sì, ci sì, siamo lì. E praticamente per venire qui a Rimini lei ci mette solamente 7 ore e mezza, cioè, deve fare 85 cambi di treno. Mamma mia, poverina. Cismon. Ma dove vai? Dov'è? Cismon? È in Veneto, è in provincia di Cisbon. Su Google non c'è. Google Maps non mette a fuoco Cismon del Grappa. Andate a trovare tutti Cismon del Grappa su Google Map, potrete vedere che Google Map non mette a fuoco il paesino. È inesistente, è oh inesistente. My God. Oh my dog in questo caso. Ma bene, sì, caro Mirko. Allora, diamo i nostri contatti, insomma, anche per permettere agli amici da casa di scriverci e di vedere dove siamo. Certo. Pagina Facebook Radio Zato, ma soprattutto il gruppo
anzi la pagina ufficiale Zato Animazione. Mirko è online per voi, pronto a raccogliere i vostri saluti. Tra poco ne leggeremo un paio. Alla posta, ovvero il nostro gradito Andrea Badiali, che segue la posta elettronica. Per mandare i vostri messaggi scrivete pure a Radio Zato chiocciola yahoo.it.com. Andrea, dammi un aggiornamento. Non lo sa neanche lui, ma vergognati. Sei un cialtrone. Sei una povera testa. No, come si chiama? Scusa. Scusami se rido, Ricky. Qual è la mail? Qual è la mail ai nostri amici per scrivere da casa? È sempre la stessa, tre puntate. Dai, Andrea, dammi la mail. Radio Zato chiocciola yahoo.com. Era, lo sappiamo. Punto it. Sei proprio ignorante. Benissimo, Mirko, benissimo. Okay. Ascolta, dopo questa grande cagata, io darei l'intro della Radio Zato ufficiale, perché iniziamo. Scriveteci a Radio Zato chiocciola yahoo.it oppure inviateci i vostri sms al numero 389 7604 345 562 93 8. No, si confondono. 389 7604 345. Inviateci i vostri sms, ma fate prima scrivere in chat a Mirko qua sulla pagina, esatto, Facebook. Scrivete a me online. Dove intanto mi scrivono che già dal nostro Giuseppe Diaferia Cismon del Grappa fa parte della Serbia. Vai, diamo vita, intro Radio Zato. Yes sir. Semaforo verde, è Zato Animazione. Mi avevano detto questo ghiaccio non lo scioglierai, le tue strade saranno sempre più fredde, è un compromesso come il cash che non basta mai, le tue tasche saranno sempre più strette, ma io mi sento come il sole che tra poco esploderà, e intanto brucia ancora. Mi avevano detto che sarebbe passata con l'età, e invece brucia ancora. Noi ci siamo! Zato Animazione, questa è Zato Radio. Semaforo verde, è Zato Animazione. Mamma mia Mirko, allora, scusa un attimo, vedo il tuo computer impallato già che dai numeri. È in tilt, eh sì. È già in tilt. È già andato con i vostri. Va come bene, al solito. Così. Ecco qui, io inizierei a fare un po' di salutini. Mi hanno scritto dal cellulare, abbiamo da Cattolica il nostro Gian. E attenzione, new entry, collega lavorato al Burivage, alla nostra Elisa. Ehi. Che cosa scrive Doria? Non fare troppi danni, comics. Ecco qua, grazie Elisa, ti vogliamo. Bene, salutiamo tutto lo staff del Burivage e abbiamo ancora la Dalila che saluta la Stefania e Cinzia che ci saluta, sì ci sono anche noi, e Checco Macchitella che scrive innanzitutto non mancherò, infatti è arrivato online e mi suggerisce che Cismon è vicino a Bassano del Grappa, ma infatti ma dai, Bassano del Grappa è famosissimo, è Cismon che non è famoso. Vi porto io a Cismon del Grappa che è dietro casa mia. Ah. Va bene, grazie Checco, Noi ci siamo. Ci vedremo. Allora un caloroso saluto va anche a Tommaso, ciao Tommy che è online con noi. Moreno Superstar, yes, il nostro caro Moreno che ti sta ascoltando, ciao Moreno, un abbraccio forte. Abbiamo Manuele, Linea, Valentina, Giorgia e anche Alessio, un abbraccio forte, collegati qua su Spreaker Radio Zato. Allora, diamo un attimo anche attenzione a quelli che sono gli aneddoti, anche perché settimana scorsa, con la seconda puntata di Radio Zato, Mirko, abbiamo avuto modo di organizzare delle, diciamo, tra virgolette, attività dei giochi online in diretta con noi. Siccome la prima settimana abbiamo avuto Miss Zato Facebook, dove la vincitrice fu Sabrina Merrica, animatrice del Rimini Village dell'anno scorso.
invece settimana scorsa abbiamo organizzato Il Mister Zato Facebook. E quindi mi tocca andare a vedere. Intanto arrivano i saluti anche dal nostro compagno combattivo che dà un abbraccio a tutti e ci si becca allo stage. Ma molto volentieri. Ma scusa Mirko, posso spiegare anche agli amici da casa perché oggi ci trovano così dislessici, specialmente a te? Esatto. Allora, lo spiego subito. Prima di venire in diretta radio, ma esattamente neanche mezz'ora fa, roba che io ho dovuto caricare tutta l'ambaradan, la musica, il ciapparapà qua in rete in pochi istanti, Mirko ha avuto la splendida idea, appoggiato anche da Stefania che era presente, nonché Andrea Badiali che è un ubriacone. Noi abbiamo tranquillamente, no non è vero, mi guarda male, no scherziamo, sì certo, vabbè. La bottiglia di vino davanti a te che cos'è Andrea? No va bene, ma guardate, abbiamo mangiato qualcosina, ma soprattutto esatto. Qua sotto c'è un bar molto carino, il bar degli animatori Zato, praticamente qua sotto l'ufficio, sì. Che organizzava proprio stasera la serata spritz. C'è toccato gratis, ragazzi. Io mi sono abbuffato di cibo, in compenso Mirko si è abbuffato di spritz e il risultato è quello che potete ascoltare. E va bene così. Abbiamo altri saluti, Mirko? Abbiamo altri assolutamente news? Abbiamo la Corinne. La Corinne, e sicuramente ci sarà anche il nostro Simone, le nostre due mascotte della Zato Animazione. E poi, vediamo sono. Chi c'è? C'è Giulia. Sì, sono. Sì, Simone è il nostro ascolta, piccolo koala. Ma il prossimo anno possiamo avere la mascotte dell'ornitorinco? Visto che ma ci stavamo pensando. Ci stavamo pensando anche il formichiere. Era il diavolo della Tasmania. E quindi Daniele Lomio, eccolo qui, torna come chi? Lui, per sempre. No, Lomio. Daniele Lomio. Allora, Daniele, dato che sei online, mi dici se ho detto bene il tuo nome? È Lomio o Lomio? Ma io so che è Lomio, ti ho ma selezionato io. Francamente lo ignoriamo. Beh, esatto. Vuoi, e ancora con noi saluti a Giulia, a Tere Luciani, che continua a commentare le foto, quindi a mettere mi piace sul Mister. E poi alle due gemelline, Alessandra e la Sara Azzabi. E come al solito il nostro super bagnino Nico Zatlan presenta ogni diretta. Va bene, allora Mister Facebook Zato, io vi lascio ancora 20 minuti massimo, Mirko, per permettere a coloro che ti ascoltano di votare per gli ultimi istanti le foto. Sì. Al momento abbiamo già uno che è scappato in fuga con tanti voti. Direi di sì. Ebbene sì, e comunque al secondo posto vi è un altro personaggio che lo tallona a distanza. E la nostra foto che abbiamo messo, anzi che Mirko ha introdotto nell'album, Mirko Dori, esatto, Eleven, specifichiamolo, Strong, è il logo della Radio Zato. No, vi ringraziamo per tutti i voti che ci avete dato, perché stavamo quasi per vincere. No, vabbè. Vabbè, ho capito, però Andrea si lamenta. Certo, ho capito. Stai però zitto, stronzo. No, va bene. No, ma comunque il logo era per permettere di riconoscere anche l'album, certo. Insomma, il logo, ma noi non stiamo però partecipando. Vi ringraziamo di tutti i mi piace. Siamo ancora 30, Ricky Strong. Un po'. Allora, diamo ancora un pochino di tempo per votare, poi leggeremo il vincitore ufficiale. E ricordiamo che potete votare sull'album che c'è sul profilo della Zato, si chiama Mister Zato Facebook, basta. Ero sicuro che sbagliavi. No, non ce la facciamo. Quindi basta semplicemente cliccare sulla foto del vostro preferito e ovviamente chi riceverà più mi piace tra ormai 18 minuti, infatti esattamente alle 20:38 del mio orologio chiuderemo le iscrizioni e vedremo chi vince la felpa della Zato. Eh sì, perché c'era in palio la felpa della Zato. Vedremo, ma era legato anche vincitore. Un cd con le foto di Mirko nudo, era un plus che davamo. E no, continuano no. I saluti, Ricky, ci stanno bombardando. Valeria Maifredi, ciao ragazzi, ciao. Manca poco. Ci rivediamo allo stage, Potadoria, ma che voce hai alla radio? Un saluto alla Stefi, a Ricky, un bacione a tutti voi. Valeria, mi puoi commentare ulteriormente che tipo di voce ho alla radio? Sexy, bella, brutta, simpatica? Ce l'ho io un aggettivo, raccapricciante. Oh, questo era bello. Metto un po' di bassi allora. Ma prego. Allora, caro Mirko, noi ci siamo. E voi? Noi ci siamo.
Allora, attenzione un attimo, ci riaggiorniamo un secondo per calcolare anche i voti. Continuate a scriverci sempre sulla pagina ufficiale Facebook Zato Animazione o su Radio Zato e naturalmente anche alla posta elettronica radiozato@yahoo.it e gli sms a 389-7604-345. La puntata oggi è partita in maniera un po' forte e diciamo decisamente ignorante. Tuttavia avremo anche uno spazio dedicato agli stagisti, perché coloro che parteciperanno per la prima volta alla selezione di novembre a Riccione necessitano anche di avere qualche informazione in più. Assolutamente, che daremo tra qualche istante. Intanto è arrivata anche con noi Ricky, la Miss Zato Facebook. Ehi. La Sabrina America, che dice: no, sono andata a far pipì e mi sono persa qualche minuto di radio. Ma metteremo la replica tra poco, nessun problema. Metteremo. E anche ancora continuano a Al Alex arriva online. Chi? Con noi. Si chiama Al Alex. Cos'è il codice fiscale messo invece che il può nome? Darsi, può darsi. Se ce lo puoi mandare. Va bene, va bene. Tra poco, tra un minuto torniamo. State con noi, questa è Radio Zato. Yes, sir. Noi ci siamo. Pronti, se no siamo pronti, Mirko, siamo anche già in diretta. Con ci chi siamo. Parlavi? Il pubblico vuole sapere, cialtrone, stronzo. Certo, stavo appunto ancora comunicando alla nostra Stefania, che dopo la sfiderò al gioco. No, e vedremo quali dei due cervelli prevarrà di Stefania dei due. Non ti stava minimamente cagando, è lì che mangia con la bocca piena che fa vedere le gallette di riso, che schifo. E salutiamo ancora Checco Macchitella dal Gatteo. Che sì, l'abbiamo già salutato. No, non l'avevamo salutato. Esatto, è vero, ma non avevo detto il nome. Quindi, certo, me l'ha chiesto e noi assolutamente ti accontentiamo. Ragazzi, mi state intasando il Facebook. E io godo, lavora, stronzo. No, bip. Va bene, scusate. Bene, andiamo un po' nella parte un po' seria. Sì, allora oggi... Mirko, parola a te, insomma. Certo, sono collegati tutti i ragazzi che ovviamente in questi giorni stiamo chiamando per le selezioni. E quindi invitiamo. No, aspetta Andrea, questo è il momento serioso. Allora, dice, scusa Mirko, ti interrompo, poi ti lascio parola, sì, tutta esatto. La vita. Apro una parentesi. Allora, certo. Allora, Mirko stava parlando e faceva dei gesti strani con la mano che sembrava tutt'altro, in realtà, non di abbassa, alza e volume. Non si capiva una sega. Esatto. E Mirko era lì che agitava col pugno chiuso su e giù la mano. Provate a immaginare cosa abbiamo capito io, Stefani e Andrea qua in studio, perché dall'altra parte del vetro facevano gestacci. Insomma, era un momento puramente ignorante della serata. Esatto, diciamo che... Te lo spiegherò ma dopo. Ma chi se ne frega. Va bene, spiegherò. Mirko, parola a te e per lo stage. Quindi allora vai un po' momento un attimino leggermente serioso della puntata. Parliamo un attimino a tutti quei ragazzi che vi dicevo ci hanno contattato e li stiamo contattando in questi giorni per partecipare alle selezioni, dove praticamente vi spiegherò un attimino quello che andrete a fare. Allora, l'unico consiglio che vi posso dare, come al solito, quando me lo
chiedete telefonicamente, è: ma come si superano le selezioni? Semplice, semplice. Le selezioni le superate semplicemente essendo voi stessi. Noi non abbiamo un numero di persone da selezionare, quindi magari fosse uno stage con tutti, sì, magari ci farebbe molto molto piacere, ma ahimè purtroppo ci saranno, spero pochi, no, ma secondo me ci saranno, quindi fa parte fa parte del gioco, è esatto, animazione. Yes, se vi diremo, ai sì, sarà un bel semaforo verde. Quindi il mio unico consiglio che vi do nelle selezioni è quello veramente di essere voi stessi e di impegnarvi, perché vi ricordo, anche se saranno tre giorni molto divertenti, saranno selezioni lavorative, ovvero alla fine noi vi faremo firmare un contratto. Quindi parliamo di un contratto lavorativo, ok? E niente, quindi questo è un po' l'unico consiglio che vi posso dare io. Quello che farete in quei tre giorni, entro leggermente più nel dettaglio, poi spiegheremo anche quello che faranno i ragazzi che ci verranno a trovare, gli animatori che ci verranno a trovare. Sarà un bel casino. Sì. Cosa farete in quei tre giorni? Semplice, il venerdì ci sarà un po' tutta la parte teorica, perché è giusto che sappiate nel dettaglio quello che compete riguardo ai contratti, quindi a tutto quello che è la contrattualistica tra noi e Zato, la vostra assicurazione, perché è una delle cose più importanti a cui Zato ci tiene tanto. E in più, quindi venerdì sarà questa prima parte introduttiva e poi faremo delle piccole prove pratiche per potervi dividere nei gruppi, chi vorrà fare mini club, chi vorrà fare sport, chi sarà capo animatore. Cosa succederà il sabato? Invece continueremo le selezioni con una completa prova pratica di tutti gli argomenti. Più nel dettaglio, esattamente. Non solo, organizzeremo anche uno spettacolo, Mirko, assolutamente, certo. La sera realizzeremo uno spettacolo dove voi assolutamente sarete i protagonisti, quindi noi ci sederemo a guardare. Ogni tanto ci riusciamo anche a sedere a guardare, dai, però. Sì, ogni tanto, ormai la vecchiaia è quella. Tu sei vecchio. E poi ovviamente ragazzi, la sera vi portiamo a ballare e a divertirci, perché questa è la cosa più importante. Per fare questo lavoro dovete lavorare divertendovi. Bella sta frase. E continuiamo con domenica che a differenza. Scusa? Domenica. Ah, pensavo una ragazza domenica che aveva scritto no, in Facebook. No, intanto ci ha raggiunto anche Arianna Dall'Olio, quindi la salutiamo, mitica canzone. Grandi ragazzi, ci vediamo allo stage. Un bacione anche a te, Arianna, ti vogliamo bene. E quindi, dicevo che domenica ci sarà appunto la parte conclusiva delle selezioni Zato, dove sarete assolutamente ed esclusivamente voi i protagonisti. E per fino ad arrivare al pomeriggio, certo. Quindi in pratica dovete fare tutto voi, ragazzi. Domenica sì, è tosta. Sì. Quindi arriviamo alla domenica, dove pomeriggio, dove saprete se siete stati presi o no. Quindi vi diremo immediatamente o sì o no, o lavorate con noi oppure, ahimè, non lavorerete. L'esito finale. Esattamente. La fine delle selezioni è prevista per le 4:30-5, così potete massimo tranquillamente iniziarvi a organizzare con i treni di ritorno. E intanto ricordo che ai ragazzi oggi abbiamo mandato un messaggio a tutti, spero l'abbiate ricevuto. L'hotel, ovviamente solo per chi ha lavorato con noi, ha fatto una convenzione, quindi potete venire, stare la giornata di sabato completa, dove avrete il pernotto, la prima colazione della domenica, l'entrata in discoteca e la consumazione in discoteca e il trasporto con i pullman insieme a tutti gli altri ragazzi. Quindi con una convenzione di 40 euro, chiamateci in questi giorni, perché
Anche lì ovviamente sapete ragazzi che abbiamo un po' i posti, ahimè, limitati, dato che ci saranno tanti nuovi stagisti, quindi mi raccomando, affrettatevi, sì, nel affettatevi. Senso di velocità, non affettatevi, quelle prosciutto. Ah no, scusa. Va bene, sì, dai, noi ci siamo. Noi ci siamo. Ah, attenzione, anche Andrea Ercoli è andata a fare pipì. Ah no, ha commentato lo stato di Sabrina che è andata a fare pipì. Quindi anche l'Andrea è tra noi, ex animatrice. No, no, che è ex, poverina. Ha no, lavorato. No, la fai fuori così, no, ma ti ho fatto fuori, Andrea, mi dispiace. Ai ai ai, Mirko, no, beccati questo. Animatrice allora, del impari. Mare Pineta. Mirko Doria, ricordati che devi morire. Secondo me qualcuno se la metterà come suoneria questo. Ma vabbè, comunque. Badiale, abbassa la mano. Ho studiato la lezione, l'ho imparata. E un altro invito naturalmente va a tutti i vecchi, vecchi tra virgolette, i ragazzi che già lavorano con la Zato, che devono venirci a trovare allo stage di novembre, 9, 10, 11 novembre all'Hotel Mehari di Riccione, dove tutti voi siete chiaramente invitati a prendere un po' parte, diciamo, a divertirvi con noi, ma soprattutto perché abbiamo due appuntamenti speciali in queste date, caro Mirko. Ebbene sì, ci sono due compleanni, attenzione, l'11 novembre è il mio compleanno e il 13 novembre è il mio, quindi sì, abbiamo stabilito che chi non porta i regali Purtroppo l'hanno già visto al compleanno, esatto. Lo cantiamo? 1, 2, 3. Chi non porta i regali si tromba Badiali, Badiali. Chi non porta i regali si tromba Badiali. Badiali. Uomini e donne. Che schifo. Senza contraddittorio. Due dita su nel segno di vittoria. Ma tu nel segno di vittoria. Ho bussato mille porte, spero che qualcuno apra. Veronica Russo online, salutiamo la nostra Vero, eccomi, un bacione anche a te, grazie, l'animatrice del Park Gallanti dell'anno scorso. Era una dedica che mi era arrivata qua su Spreaker da parte di Alessandro per te, Mirko. Come per me? Oh, 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 attenzione. Alessandro, chi sei? Dacci anche il tuo cognome, l'indirizzo di casa, nonché anche il tuo codice fiscale, perché ti verremo a cercare dopo questa provocazione a Mirko. Io vorrei avere questa sera, già mi hanno mandato un paio di messaggi, questa sera facciamo un altro tipo di sondaggio. Aia! Sì. Una frase per questo lavoro. Ecco il sondaggio. Bravo, che voglio fare. Bravo, bella. Una frase per questo lavoro. Ragazzi, commentate. Vi chiedo di commentare in messaggi privati, sulla bacheca, dove volete. Una frase per questo lavoro. Compagno combattivo l'ha già fatto. Scusa. Doria, mi spieghi. Qui mi commentano. Io sono curioso di capire. Doria, mi spieghi che agevolazione abbiamo allo stage noi vecchi? Che se posso prendo subito un volo e arrivo. E Veronica, ricordiamo, mi permette, Ricky si è appena collegata. Voi solo animatori della Zato che avete già fatto la stagione con noi avrete la convenzione dei 40 euro con notte di sabato, prima colazione, entrate in discoteca, trasporto in discoteca e consumazione più in discoteca. Stretching con Stefania, esatto, una lezione esatto. Gratuita, sì, di stretching. Ma lo vogliamo dire? Dillo tu, ti prego. Chi non porta i regali si tromba Badiali. No, no, oltre la scena che c'è in questo momento in Radio Zata. C'è Stefania di fianco, sempre nell'ufficio qua di Zato, dove facciamo la radio, che sta facendo stretching qua al lato del tavolo. Sta facendo delle pose assolutamente vergognose e meno male che non rutta, però è una situazione chiaramente molto simpatica. I rumori che sentivate in sottofondo mentre Mirko parlava, attenzione, io mi dissocio, era Andrea che stava assolutamente tentando di aprire bottiglie di vino facendo un baccano disumano alcolizzato. Yes! Your friends that call when you with them like them. Keep a straight face when you tell a lie. Always keep an airtight alibi. What he don't know won't break his heart. Wish we could switch up the roles. And I could be there. Tell you I love you, but when you call. E quindi è ufficialmente chiusa la sfida, ovvero
per il sondaggio, il gioco, chiamatelo un po' come vi pare, Mister Zato Facebook, e adesso non si può più votare da questo momento in poi. No. Tra e pochi quindi minuti diamo vita a capire anche chi è il vincitore. Continuano, Ricky, permettimi i saluti, appena collegato Savio Garofa, l'animatore del Gatteo. Savio, il nostro Savio, che viene dalla mia città praticamente. E poi eccolo qui uno dei candidati insieme agli altri, collegato ci ha raggiunto pure lui, Anthony Gaeta. Yes. Il rivale di Andrea per la rincorsa alla assolutamente vittoria. Poi lo spiegheremo tra poco cosa vuol dire. E quindi Ricky, io a questo punto mi collegherei in diretta, lo facciamo in diretta, ok, sull'album del mister, per stabilire chi è il vincitore di Mister Zato. Ci siamo, Mirko, ci siamo! Yes. Noi ci siamo! Allora. Vediamo, allora io partirei graduale, l'altra volta l'abbiamo detto così d'impatto, quindi io partirei graduale. Partiamo dal terzo posto? Sì, partiamo dal terzo posto. Allora, benissimo, allora, andiamo esattamente con, me lo stiamo aprendo in diretta, 43 mi piace il capo animatore del Mare Pineta 2012, Mister Tommaso. Ciao Tommy, che maiale in quella foto, mamma mia. Sì, ci stavamo ancora chiedendo, quelle due là con quella mano, che cercavano? Ma soprattutto chi sono? E quello ci interessava un po' di più. Ragazzi, sono invitato allo stage anche quelle due, quindi venite numerosissimi. No, Stefania sta commentando la foto di Tommy, vogliamo dire in diretta o ci asteniamo? Prego, Stefania, a lei il microfono. Volevo dire che Tommy dal vivo non è proprio così. No, poverino. E andiamo al secondo posto. Secondo posto con 89 mi piace. Aia. Colui che ha spopolato a Rimini Village, Mister Anthony. Mamma mia, 89 mi piace di anche le miss aver raggiunto tale votazione. Quindi un applauso va chiaramente a Tommy. Anzi, scusate, Anthony, hai ragione. Andrea mi fa segno dall'altra parte del vetro, leggendo la posta, chiaramente. Ma allora, secondo. Al cosa primo ha vinto posto. Anthony, al secondo posto? Aveva vinto qualcosa? Una notte con te. Ma che schifo, ma no, ma scusate, ma io sono sposato. Ricky, bisogna sacrificarsi per la patria. No, ma no, a Anthony gli facciamo avere tranquillamente una bellissima premiazione, una vacanza tutta inclusa in crociera con Beppe, con Schettino, con destinazione. Salutiamo Beppe che è andato come il sequestro, il secondo inverno, il nostro Beppe Parisi. Ma dov'è Beppe Parisi? Dov'è Beppe? Costa Crociere è andato lì, adesso è imbarcato, e quindi lo salutiamo e ci saluta anche lui. Ma è un po' sempre imbarcato Beppe poi, Sì, ma quello sì. Va bene così, arrivano messaggi, continuano ad arrivare, ma è l'ora di leggere il vincitore ufficiale, Mirko, con di 101 mi piace, il nostro qui presente Andrea Badiali. Mamma mia ragazzi, ha vinto Andrea, che io ho commentato che Andrea onestamente ha meritato di avere tanti punti, ma sembrava in quella foto Orlando Bloom dopo un incidente contro i Koala Jumping. Vai Andrea, applauso Andrea, il vincitore di Mister Facebook. Black mask, black gloves with a little bit of rope to tie. I flipped it, black suits, white shirts, black glasses with a matching tan. Like Agent J or Agent K, and I wish the whole world would. Okay, I'm trying to make a billion out of 15 cents. Understand, understood, I'm a ho, yeah. Mover, shaker, culture, barrier border, record breaker, won't you? Give credit where credit is due, don't you? Know that I don't give a number two. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Baby,
Va bene, così noi ci siamo, Mirko. Yes, e quindi ci arrivano delle domande via mail. Andrea, ci puoi riformulare la domanda, grazie. Allora, c'è Antonio da Napoli che chiede: quale abbigliamento bisogna portare per seguire i nostri stage? Mirko sta pensandoci, sì. Elaborano nel cervello la risposta. Allora, sì, no, perché intanto leggevo, vedo che sta funzionando, quindi vi posso ancora promuovere il sondaggio di oggi. Scriveteci una frase su questo lavoro, quello che pensate davvero su questo lavoro. E quindi rispondo subito alla domanda di Antonio da Napoli, che ci chiede che cosa portare. Innanzitutto, a livello contrattuale, ecco quello che ci serve, che vi chiediamo già dallo stage, dalle selezioni, è di portare un documento, la fotocopia ovviamente in genere della carta d'identità fronte retro, il codice fiscale, una fototessera e una foto formato intero. Anche quelle di Facebook vanno benissimo. Poi, ovviamente, dato che saranno 3 giorni molto molto movimentati, venite comodi. Ovviamente per le signorine potete tranquillamente portarvi i vostri vestitini, perché sabato si va a ballare. Anche i signorini, portatevi, non abbiamo noi signorini vestitini, magari portatevi i catenacci di 50 Cent. Ma come? No, sì. Ragazzi, vorrei farvi presente che oggi Mirko qua in studio di Radio Zata è pettinato come Brandon di Beverly Hills. No. Mirko Dore, Ricky Strano, Radio Zato suona il drone dalle 8 alle 9. Voglia. Va bene, le domande continuano ad arrivare per appunto lo stage, ma anche per le argomentazioni che Mirko ha elencato poc'anzi. Una sì, frase una per la descrivere. Mi piace questo subito? È da studente. No, ma non è un pensiero, è un'affermazione di Anthony tra libri di chimica. Ci siete voi che ci ridonate il sorriso, siete mitici, grazie Anthony. Ma bella anche lì. Tu, ti adoriamo. Va bene così, caro Mirko. Allora, dunque, io volevo anche ridare i contatti per sicurezza. Ovviamente siamo sempre online su Facebook, nella pagina ufficiale di Zato Animazione, nonché Radio Zato. Mandateci una mail mentre Andrea qua di fronte dall'altra parte del vetro si affoga con il vino bianco. Con il vino bianco. Ma sta male sto ragazzo, poverino. Guarda che faccio, se non cai mano del reno. No, ma comunque basta scatarrare, sono in diretta. Vergognati. Sul vetro, stai sporcando tutto il vetro, Andrea. Va bene, che schifo. Allora, mandateci pure i vostri messaggi oltre a Facebook anche a radiozato@yahoo.it e soprattutto i vostri SMS a 389-7604-35. Va bene, sì, la Stefania ha freddo perché sta indossando pellicce, quasi sta coprendo. Che è sta cosa? Sì, dopo lo stretching. Cos'è? Una mucca morta quella. Che cos'è, Stefania? Oggi in studio abbiamo un delirio totale. Stefania è ubriaca fradicia. Cosa sta facendo lì? Guarda. Assolutamente. Ci sta proponendo un ballo di gabber assolutamente vergognoso. No, va bene. Ma io, Ricky, io direi che a sto punto siamo pronti, perché lo annuncio io ma lo mandi tu. Perché Io ve lo racconto. No, non lo diciamo. No. Oggi Mirko, scusami, sì, ti interrompo. Dimmi, certo. Ci siamo organizzati per preparare degli scherzi. Mm-hmm. Va bene, sì. Allora, non li abbiamo fatti purtroppo, certo, perché volevamo farli in diretta questa sera. Quindi state attenti, perché noi cercheremo di beccare qualcuno che non è online adesso e li faremo lo scherzo. Perfetto. Dal vivo. Intanto per vi dico questo aneddoto, che l'abbiamo preparato a un ragazzo che ovviamente non vi diciamo ancora il nome, dai, lo scopriremo dopo, lo presenteremo dopo, che quest'estate mi stava per regalare 500 euro. Come? Eh sì, esatto. Io avevo un telefono da vendere, io ho detto: guarda, lo vuoi comprare tu? E poi il telefono si è rotto, non gliel'ho potuto più vendere. E attenzione, lui mi aveva già dato i soldi. E io ovviamente ho detto: Fabrizio, ma tranquillo, te li ridò, non è un problema. E lui mi fa: ah no, ma se anche non me li ridavi non era un problema, ti avevo fatto un bel regalo. 500 euro. Ma anch'io voglio questi regali, no? Sì. Allora Mirko, ti do la notizia, sei pronto? Vai. Allora, questa sera collegati su Radio Zato siamo
671. Attention, s'il vous plaît, attention. Mamma mia, la solita frase retorica. Non c'avete proprio cazzo da fare. Yes. Andate a fare tutti la pipì come Sabrina. No, ma come? Eh sì, andate a fare un'altra volta la pipì. Allora, tra pochi istanti lo scherzo telefonico. State collegati perché ci sarà da ridere. Tra l'altro oggi non ci sono prima parte, seconda parte. Oggi è una puntata unica. Ebbene sì, perché? Andrea Battiali ha sganciato i soldi e quindi siamo riusciti, no? No, ringraziamo il nostro capo Matteo, ragazzi, che ovviamente... Ciao Matteo! Ciao Matteo, che adesso sta con la sua dolce famigliola. E lo ringraziamo, ringraziatelo sì, anche voi perché vi paga. E come si dice grazie in tedesco, certo. Mirko? Dankeschön. Come si dice in russo? Spasiba. Come si dice in francese? Merci. Bravo, come si dice in svedese? Hardel. Non è vero. Come non no? È vero, no. Sì, sì. Lo chiediamo a Stefania che è svedese, scusa. Attenzione, Stefania dalla Svezia. Stefania, svedese, puoi avvicinarti? Stefania. Ecco. Come si dice svedese? Vai, in svedese grazie. Tac. Tac. Ma quelle sono le caramelle, non sono le dita. Quindi tra pochi istanti lo scherzo telefonico. Attendete la vostra, la nostra, anzi vittima online per il primo scherzo della Radio Zato. Ciao, state con noi, noi ci siamo. Noi ci siamo. Ah sì, buongiorno. Buongiorno, signor Fabrizio, lei in linea? Buongiorno, sì, buongiorno, buongiorno sì, sì, sì. Ho parlato poc'anzi con Mirko Doria di Zato Animazione, responsabile risorse umane. Mi ha dato gentilmente il suo contatto, appunto noi siamo una struttura, anzi azzarderei dire una catena di strutture qua in Trentino. Ah, ok. Bene, lei sicuramente avrà sentito parlare della Slight 2, noi abbiamo numerose strutture qua in Nord Italia. Okay, no, sinceramente no, è la prima volta che si sento parlare di questa cosa qua. Lei è da molto che lavora nel turismo? Ma ho fatto la stagione quest'anno, diciamo, cioè l'estate scorsa con la Zato, mi sono trovato bene effettivamente. Sì. Però se c'è possibilità di continuare volendo. Guarda, cioè, noi sarebbe... abbiamo, ti do del tu, Fabrizio. Guarda, noi stiamo. Sì, okay. Abbiamo incominciato da quest'anno a collaborare con la Zato Animazione di Rimini. Ragion per cui vogliamo, poi per nostra abitudine consueta, conoscere prima gli animatori prima di riceverli in struttura. Mi spiego? Certo, si tratta di una struttura di 9 animatori più un supervisore per le altre 3 strutture che sono più piccoline da 4/5/6. Ok, perfetto. Per cui Fabrizio, volevo sapere un attimino, voi avete un tipo di esperienza, potete tentare di farlo su o meno? Esperienze diciamo da animatore, ripeto, l'unica, cioè, comunque io sono un DJ, quindi alla fine io lavoro nei locali, faccio animazione, quindi esperienza come DJ? Sì, perché sì, abbiamo una discoteca, la figura di DJ da noi è molto ricercata, perché comunque abbiamo un clientela che spazia da meno, un clientela di est. Sì, ho capito, capito. Questa è già più molto interessante questa cosa. Beh, chiaramente ottimo. Abbiamo un locale che è anche di clientela locale, no? Mi spiego, la clientela del posto. Sì, certo. Ogni sabato sera, venerdì, uno, due, non va giù, poi viene da noi. Sì, certo. D'accordo, hai da segnarti i miei contatti?
Sì, un attimo che prendo carta e penna un secondo e poi prego, dimmi pure tutti i nostri contatti, così vai a vedere anche su internet dove siamo. Ok, sì, perfetto. Dunque, il mio numero di telefono è 338 338, ok. 72 46 72 72 no, 338. Sì, ok. 38 1 2 7 9 1 2 un attimo, c'è la lilla, c'è la sento veramente 9 4 4. Allora 338 9 4 6 1 2 no, 338 no. 4 sì. 6 9 poi 1 2 vedi 4. Tu quando riesce a il mio nominativo l'hai avuto da Mirko Doria. Io sono il direttore Baldassi e Ollina sempre, poi va a te insomma a decidere se ti interessa questa, perché noi in villaggio i nostri animatori se sono bravi a noi non ci interessa, se sanno a noi non ci interessa, se sono comunque capaci di intraprendere a noi non ci interessa, se magari hanno la possibilità di a noi non ci interessa, ecco, a noi interessa proprio questo, mi spiego? Ok, poi la stagione terminerà comunque per marzo, ma c'è anche un discorso estivo perché noi lavoriamo tutto l'anno, no? Dal 2 insomma, si parte. 1, 2, sì. 1, 2. Niente, facciamo così, io ci ragiono su un attimino e poi eventualmente ci risentiamo nei prossimi giorni. Sì, allora ti do i nostri indirizzi. Sì. Bene, slide 2, scritto slite 2. Sì, dall'inglese, okay. No? Slide 2, sì. Mm-hmm. Via Alessandro Toni 2, 1, 2. Sì. Codice di avviamento postale 4 1 2 sì Bernardi Bagnago, provincia di Ano 7 9 ok. Bene, mi ripeti? Perfetto. Allora prego, aspetta un attimo no un secondo puoi ripetere, ti spiego, siccome ti sento malissimo, ok, perché la tua voce va e viene. Non capisci, chiedimi, ripeto volentieri, Fabrizio, insomma, okay. Di chiacchiere stare zero. Ripetimi tutto, dal allora, cioè, ti spiego, perché ti sento veramente male, dal cellulare fino alla fine. Via Alessandro Gonzoni, 2, 49, sì. Cassano, da provincia di Bolzano, 279. Adesso ci sono. Bene, okay. Ripetimi pure. No. Niente. No, ascolta, ti posso. No. Allora, ti chiedo scusa veramente perché. No, perché non ti sento bene. Ti sento veramente male. Puoi ripetere dal cellulare in poi? Certo. Perché non ho capito niente. Allora, scrivi bene però. 338. Sì. 4. Sì. Ok. 1. 7, 9. Comunque sì, guarda, è molto interessante. Allora, guarda, a me questo va bene, ma soprattutto non è quello che mi va bene. Non sento più niente adesso. Hai segnato? Non sento più niente, perché c'è la linea che va e viene, non capisco niente. Allora, guarda, ti mando un SMS, li ricevi gli SMS? Sì, mandami un messaggio, per favore, d'accordo, ti ringrazio. D'accordo, va bene. Allora, okay. Tu te la cavi con le lingue straniere? No, perché noi qua abbiamo abbiamo clientela cosacca. Hai mai avuto esperienza con clientela cosacca? No, so malapena l'inglese io. Vabbè, l'inglese è molto importante, tuttavia abbiamo anche clientela cosacca presente, che insomma vengono, sono repeaters che vengono qua da 15 anni. Ok. Va bene, guarda, sono famiglie, sai, sono famiglie con bambini cosacchi che vengono qua con tanto di bacco, la spazio, il mantello, stanno qua tutta l'estate anche. Ok. Va bene, lo trovi divertente, Fabrizio? Ti sento sorridere. No, nel senso, sto ascoltando. Ah, d'accordo. Sto ascoltando. E dunque, Radio Zato, è uno scherzo in diretta con Mirko Doria e Ricky Strong, questa è Radio Zato. Ciao Fabrizio! Tchau,
Ciao ragazzi. Benvenuto, un abbraccio da Mirko e da Ricky. Sei il nostro, grazie, prima vittima dello scherzo di Radio Zap. Grazie. Spettacolo. Bella, ascoltati, bellissimo. Ascoltati, continua ad ascoltarci. Ciao Fabrizio. Va bene. Ciao ragazzi. Ciao. Gustavo Lima e você. Sì, il nostro Fabrizio Manzeali, animatore di Antonio De Felice, il capo animazione del camping Bellamare di Ancona. Poverino, l'hai massacrato, Ricky. Scusami, caro Fabrizio. Mamma mia, stavo piangendo. State attenti perché Radio Zato arriva anche da voi a casa vostra. Fra poco telefoneremo anche a qualcun altro. Ah, sì. E aspettatevi una chiamata, Va bene, sono arrivati già numerosi messaggi. Penso che sia ora di dare anche un po' di spazio a coloro che ci ascoltano da casa, caro Mirko, nonché anche Andrea, che è pronto con delle letture. Prima parola a Mirko Doria. I love her. Yes. Vamonos. E quindi iniziamo già a leggere qualcosina, che ne pensi? Prego, qual è la parola? Allora, ecco qua, Giuseppe Di Aferia, colui che ci sta dando una grande mano a fare le selezioni, scrive: l'unico lavoro dove la soddisfazione più bella non è lo stipendio a fine mese, ma il sorriso e i complimenti degli ospiti dei villaggi e le lacrime degli stessi quando la stagione finisce. Bellissimo. E andiamo avanti. Questa era molto molto bella. Andiamo. Veronica Russo scrive: l'animazione soltanto con una parola è droga. Ragazzi, credetemi, una volta che siete dentro questo mondo fantastico non ne potete uscire più. È il mestiere più bello al mondo, un'esperienza fantastica che rifarei miliardi di volte e che consiglio a tutti di fare. Credetemi, non ve ne pentirete mai. Bellissima anche questa, guarda, arrivano dei messaggi stupendi, fra poco faremo una carrellata, certo. Perché anche a me qua il nostro caro amico Simone, che non è Simone dell'SN Management, della quale parleremo dei progetti che tuttavia abbiamo già parlato la settimana scorsa durante la seconda puntata, un altro Simone qua che si classifica su Spreaker come Simone Sound FX, evidentemente è un nome complicato ma noi ce ne freghiamo. Simone che dice: animazione, il neorealismo è un brufolo sulla faccia. Stendiamo un velo peloso perché non abbiamo capito una seca. Stefania e Andrea mi hanno guardato quella faccia di come... Posso fare un esempio? No? Come, sì, quando un leopardo si appresta ad attaccare il formichiere, no? E quello era Gustavo Lima. Chi se ne frega. No, va bene, vabbè, stronzo, noi ce ne frega. Va bene, allora, io penso che anche Andrea abbia qualcosa da leggere. Appena comunque Andrea mi dà il via, comunque gli do la parola subito, perché abbiamo numerosi messaggi ricevuti anche, sì, sì, dalla nostra pagina Radio Zato, nonché dall'indirizzo email. La ripetiamo: radiozato@yahoo.it. Buonasera ragazzi, intanto passiamo alla Radio Zato Mail. Questa sera c'è il nostro Giovanni che ci chiede come fare per poter effettuare tutto quello che riguarda i pagamenti e tutto il resto. Certo, certo, rispondiamo al nostro Giovanni. Ovviamente la cosa più semplice per prenotare il posto alle selezioni, dato che ovviamente non ci interessa avere 2000 persone alle selezioni perché non saremmo in grado di valutarvi, quello che facciamo noi è avere un numero chiuso di persone. Per prenotarvi è semplice: coloro che avranno bisogno della convenzione che l'hotel Meari di Riccione ha stipulato con noi della Zato dovranno mandare un bonifico a noi, appunto, dove in questo caso a me o a Ricchio, ad Andrea, e noi vi manderemo le coordinate per poter effettuare il bonifico e quindi la prenotazione all'hotel.
coloro che invece non pernotteranno, non usufruiranno della convenzione dell'hotel Meari, sempre di Riccione, avranno una, chiamiamola, quota di iscrizione minima, che è semplicemente la registrazione in hotel, che è di 20 euro, e deve avvenire sempre tramite un bonifico bancario. Quindi chiedete a noi dell'Azzato di mandarvi la mail con i dati su cui effettuare il bonifico bancario. E abbiamo, ecco, questo lo voglio leggere subito, vediamo, ecco, subito qui. Con due B? Subito, ah, certo, okay. sì, perché noi a Foggia comunque calchiamo alcune parole. Dove essere artista vuol dire ridere quando hai voglia di piangere, scherzare obbligatoriamente quando sei triste. Per me un animatore è una persona che vive il suo tempo sopra una nuvoletta creata apposta per lui. Ogni tanto torna giù, costata la dura verità e via. Bellissimo, chi quasi per frase? Magia torna ai suoi sogni. Dalila, la Dalila. Ciao, la Dalila. Ciao, Dalila. Ciao, bellissima questa ancora. Frase. Merita. Dai tutto per partire domani. Abbiamo ancora, ecco, anche la Miss, ovviamente, Zato, merita assolutamente, che ci dice: fare l'animatore, vivere un'avventura, vivere per davvero, dico io, può diventare una delle cose più grandi e più bella della tua vita, devi crederci però, giustissimo, grazie Sabrina. Allora, volevo ricordarvi, continuate a scriverci, lasciamo un minutino di musica. Mirko, lo dico apertamente al pubblico, non me ne vergogno, devo andare a far la pipì. No, lasciamo un minutino di musica, continuate a scriverci, oltre che via mail, anche nella pagina Facebook Zato, yes. Animazione o Radio Zato. Mirko e Andrea sono pronti a leggere i vostri aneddoti, i vostri discorsi, le dediche, le richieste, gli insulti, ma soprattutto quello che pensate della vita dell'animatore. E continuate a scriverci sulla bacheca una frase per questo lavoro. Lavoro. Questa è Zato Radio. Ciao mamma, quando ti vedi Zato Animation, Zato Nation. E poi a settembre vorrei tornare, il tempo resta e mille ricordi ti porterò. Dai, provaci anche te, lavorando, divertendo. Sotto al sole ti faccio un culo così. Darei tutto per partire domani. Boccia, ah! Water gym, ah! Mini disco, ah! Inizia da! Gridalo forte ancora. E ho! Oh! Ancora. E ho! Oh! Sulle mare, le show alla sera. Lavorando. Questa vita vera. Va con Zato, le mani su. Cara mamma, io non torno più. Tempo resta e mille ricordi mi porterò. Dai, provaci anche te, Com'è che faceva? Cantavo qualche anno fa, non lo ricordo, dai. Fino a Risica l'auditore. Facciamo così. Vieni anche tu a fare l'animatore. Tu devi provarci, devi provarci. Vieni anche tu a fare l'animatore. Dai, provaci subito, parte anche tu. Vieni anche tu a fare l'animatore. Tu devi provarci, devi provarci. Vieni anche tu a fare l'animatore. Dai, provaci subito, parte anche tu. Un giorno poi parlerai delle stagioni passate, ma è già tempo di ripartire. Ragazzi, arriva l'estate. E poi a settembre vorrei fermare il tempo resta e mille ricordi mi porterò. Dai, provaci anche te, E un caloroso abbraccio e saluto va anche a coloro che ci salutano tramite la chat, sì, di Spreaker, yes. Radio 100% Animatori. Ciao ragazzi, grazie, ciao, per ragazzi. Essere con noi. Bene, anche loro e anche noi ci siamo. Sotto questo sole canto sta canzone, è Zato Animazione. E poi a settembre vorrei fermare il tempo resta e mille ricordi mi porterò. Dai, provaci anche te, a settembre vorrei fermare il tempo resta, sta con me, e mille ricordi mi porterò. Dai, provaci anche tu. E quindi ancora frase per questo lavoro dal nostro Savio: nessun adulto diventa così grande come quando si abbassa per far sorridere un bambino. Fantastici, ragazzi, fantastici stasera.
fantastici, devo dire. Meritava l'applauso. Vi prego, commentate con altre frasi, vi prego. Io ho messo l'applauso perché questo assolutamente meritava. È bello, è bello. Che bello stasera, ragazzi, siete davvero splendidi. Ci seguite, ci scrivete. Ormai è la terza puntata e ci state dietro. Ma ragazzi, ma siete da sogno. Io, guardate, mamma non so, mia. Non ho più e parole. Chi ce li ha sti animatori? Non ho più parole, anzi, giro la ruota che compro una vocale. Apprezziamo il sottofondo. E l'ho messo per te, caro Mirko. Sì. Sei il primo fan del grande King. Sì. I'll be there, Michael Jackson. Ebbene sì. Dunque, allora, parliamo anche un po' delle altre varie argomentazioni che abbiamo questa sera, perché chiaramente il sondaggio di Mr. Zato Facebook si è concluso. Tra poco avremo il gioco. Chiedeteci inoltre anche qual è la canzone della stagione 2012 per voi, come abbiamo fatto settimana scorsa, dal vostro punto di vista, la canzone che vi ha colpito e che ha accompagnato la vostra avventura quest'estate. Grazie a voi Radio 100% Animatori che ci salutano nuovamente, c'è da scritto, ci tengo a presentarvi. Ciao ragazzi. E dai sì. Un saluto va anche a Manuela e naturalmente anche ad Alessandra, direttamente da Bergamo, collegati qua su Spreaker. Moreno che ci ascolta, i ragazzi che sono in stagione invernale, che sono già partiti. Sì. Ci ascoltano da ogni angolo del mondo. Ebbene sì, Andrea mi fa segno che Lavinia da Lucca ci manda un caloroso abbraccio anche tramite le pagine che Andrea sta controllando. Tra poco avremo qualche messaggio da leggere nuovamente, giusto? Non esitate a porci i vostri quesiti per ciò che concerne la selezione del 9, 10, 11 novembre a Riccione. Ricordatevi che c'è il compleanno di Ricky l'11 e il compleanno di Mirko il 13. E chi non porta i regali si tromba Badiali. Emanuela Giordani dal Gatteo, un abbraccione anche a te. Emanuela, ciao. Allora, tra pochi minuti inizia il gioco ufficiale. Ecco qui, sono pronto. Allora, ne parliamo anche, un attimo anche prima. Stefania è pronta. Allora, signori, attenzione. Settimana scorsa il gioco è stato la canzone che andava. Io la interrompevo a caso e i ragazzi dovevano continuare la canzone cantandola. Vi prego. Sfida fu Mirko contro Andrea. Andrea ha vinto 4-1. E fu assolutamente una prestazione indecorosa per te, Mirko, ma comunque noi abbiamo gradito. Ebbene sì, la sfida sarà così. Stefania e Mirko si daranno una mano a vicenda, va bene Mirko? Ebbene sì, dai, Stefania ci tiene ad aiutarti perché la settimana scorsa insieme. Sei stato decisamente raccapricciante, quindi ci tiene particolarmente. Venga qui Rizzon. Allora, invitiamo anche Andrea a prendere posizione perché Andrea è il campione in carica e deve difendere il titolo. Chissà cosa succederà. Noi vogliamo oggi sapere chi andrà a vincere, perché chiaramente sarà una cosa assolutamente stradivertente. Settimana scorsa abbiamo ricevuto numerosi commenti in fase di gioco. Sì, complimenti di chi? Da parte di alcuni ragazzi che ci ascoltavano. Sì, perché... no, non complimenti, bestemmie. No, beh, Andrea ha vinto meritatamente. Cioè, ho verificato, non è stato proprio meritatamente. Perché l'ultima canzone l'ha sbagliata, Non è vero niente. Ma non è vero, invidioso. Sì, Andrea comunque ha difeso il titolo, diciamo in maniera molto forte, settimana scorsa, vincendo 4-1. E noi ci siamo, attenzione, vi presentiamo gli sfidanti qua sul ring di Radio Zato per il gioco musicale di oggi, 25 ottobre 2012, la terza puntata. E allora, il gioco lo dispieghiamo brevemente. Io metterò delle canzoni a caso. Questa volta lo farò più complicato, caro Mirko, cara Andrea e cara Stefania, che lei partecipa insieme a Mirko in coppia. Le canzoni saranno scelte casualmente in italiano e anche in inglese alcune. Lì sono più forte. No, non si può dire parolacce, no. Aia! Andrea, cos'è stato? Ti sei seduto sulla sedia al contrario? Che sti versi? Ma chi se ne frega? Intanto io vorrei dire che Stefania non riesce a tenersi la cuffietta nell'orecchio. Non ce la fa. Non ce la fa, è ma non solo quella. Va bene, no, non si può dire. Va bene sì. Allora, io sarei pronto anche a iniziare. Quindi un applauso al campione in carica, Andrea. Dalla
dall'altra parte del ring, pronto a togliere il titolo al campione Andrea. For you, ladies and gentlemen, let's get ready to make one big applause for our Mirko. Yes, e Stefania. È ubriaca proprio. Mamma mia, mo voglio proprio vedervi. Allora, parto con una canzone facile. Allora, io direi che deve partire il campione in carica. Mi pare giusto, no? Certo. Va bene, parte il campione in carica. Sei pronto, Andrea? Sono pronto. E allora diamo vita al gioco. Tutti pronti? Applauso da casa. Tutti in piedi sulla sedia. Signori, è il momento di iniziare. Let's get ready to start it. It's time for our music quiz. Ma io non ho lo slang, scusate, perché ha commentato la settimana scorsa. No, vabbè, ci stava. E allora, Andrea è il primo. Sei pronto, Andrea? Are you ready? I'm ready to start. Che culo. Iniziamo, quindi, la prima canzone per Andrea. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere come, dove stai. E poi all'improvviso sei arrivata. Ma smettila. Maledetti. Vedere dove vai. Mi sento un po'. No. Assolutamente 1-0. No, non è punto per te. 2-0. No, siamo in 2, quindi 2-0. Stefania, tu non capisci una sega, stai zitta. Beep. È 0-0. Andrea non ha fatto punto. Andrea ha sbagliato. Il campione in carica parte col piede sbagliato. Ai ai ai. Comunque, un applauso di incoraggiamento ad Andrea. E adesso è il turno di Mirko Doria, appoggiato da Stefi. Siete pronti, sì, ragazzi? Sì. Are you ready? Yes. Tocca a voi. 3, no. 2, 1. La vostra canzone. Capirà. E poi mi dirà che ci sta. Ma io non so. Che farò? Ascoltiamo. Maledirò. Che muoio per lei. Vorrei precisare che io non ho l'età di Mirko, quindi queste cose non le conosco. Come non è? Ragazzi, ma mica gente, è dell'età mia questa. Scusate ragazzi, la gente da casa non capisce. La canzone era Una ragazza in due dei Camaleonte. Una canzone splendida. Certo, a lui Max Pezzocchi e a noi la canzone in due là. Come cacchio si chiama lui? Vergognati. Tocca ad Andrea, sempre 0-0. Se arriva ai 3 punti, tocca ad Andrea. Vai Andrea, sei pronto? Vai! Indirizzo ce l'ho. Sei maledetto, suggerisci male. L'indirizzo ce l'ho, ma di chi? Ragazzi, siete partiti in una maniera vergognosa. Mamma il mia. Triangolo no, non l'avevo considerato. Dovevi cantare, Andrea. Era estremamente facile. Sei un'emerita. No, non si può dire. E va bene. Mirko, puoi passare in vantaggio. Sei pronto? Attenzione, salutiamo intanto Sara. Ciao Spartani. Sara, chi vincerà secondo tre questa sera? Andrea o Mirko e Stefania? Secondo tre. Va bene Mirko, stai pronto perché tocca a te. Puoi passare in vantaggio. Sei pronto, vai, Mirko? Siamo pronti. Stef e Mirko, 3, 2, 1. Andate, vai! Chissà. Io, vagabondo che non sono un altro, soldi in tasca non ne ho. Eh sì. Ma è fatta. Dio. Ascoltiamo? Vediamo se è giusto. Ma io gioco con un ubriaco, è possibile. Io, vagabondo che non sono. Bravissimi, passa di vantaggio. Eh sì. Sono in vantaggio Mirko e Stefi 1, Andrea 0. Ai Andrea. E Sara intanto ci fa un saluto da San Sepolcro. Ma noi ci stavamo chiedendo, ma perché è andata a seppellirsi? Ciao Sara, ti vogliamo bene. Bella. Allora tocca ad Andrea. Puoi pareggiare Andrea, devi farlo. Se no sei messo malino, eh. Sei pronto Andrea? Vai. Tocca a te. Ti ho dato il vantaggio. Ma perché sei andata via?
non lo so. Perché non m'hai detto che non eri mia. Non lo so, non lo so, c'era però. Sì, no, sì, no, certo, no, no, certo. Attenzione, certo, io sono il giudice. Chiediamo al signor No, che è nascosto sotto gli scatoloni piedi dell'azzardo. Sì. No, dice di no, non è valido il punto. Mi dispiace moltissimo, peccato, caro, peccato, Andrea. Peccato. Rimane 1-0 per Mirko, che può allungare. Incredibile. Contro ogni pronostico, Mirko è in vantaggio e può raddoppiare. 1-0 e tocca a Mirko, che ha una canzone in meno. Scusa. Arriviamo a 3 oggi. Mirko, sei pronto per il 2? 3, 2, 1, Mirko e Stefi. Fuori quanto è brutto il tempo, però si è calmato il vento, il mio sguardo è freddo, questo inverno sta finendo. Freddo, questo inverno sta finendo. Ma... giustissimo, secondo punto. Meno male che la sapevo, meno male. Non è vero, l'ha fatto Stefania. Vergognati, stronzo, l'ha fatto, no, il punto, Stefi, tappandoti la bocca. Gli ho tappato la bocca. Mamma mia, che bella però questa io canzone. Tappato, ascoltiamo la bocca un attimo, dai, ascoltiamolo un attimo, che bella. Freddo, questo inverno sta finendo. Ogni cosa c'ha il suo tempo. Chi ha pazienza ne uscirà. Va bene, quindi Mirko passa a 2 punti in collaborazione con Steffi. Andrea ancora a 0. Attenzione, non puoi sbagliare, Andrea. Sei pronto? Ma è un pivello. Andrea, vai! Il cavo ha detto non mi baga. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore. Va come un castello che sa di felicità. Vediamo? Come un no! Un castello, che castello che ci hai costruito in testa, sai? Mamma mia, è una cosa vergognosa, abominevole. Abbiamo fatto solo canzoni italiane fino adesso. Voglio continuare con una canzone italiana, perché Mirko e Stefi potrebbero chiudere la partita. L'abominevole 2-0. Attenzione, la vendetta di Mirko sta per consumarsi. Siete pronti, Mirko e Stefi? La vostra canzone, vai! Ti scriverei una canzone d'amore per farmi ricordare. Per addormentare, che faccio uscire calore, però non so spiegare una canzone d'amore senza te. Canzone d'amore. No! Per farti addormentare. Io l'ho fatta. Attenzione, ha detto sentiamo, che non sentiamo, ti so spiegare. Sentiamo. No, ha detto senza per te, che in italiano onestamente non ha nessun significato. Lui è di Foggia, non è italiano. Va bene, Stefi, va bene, tu sei una veneta, stai zitta. Il punto non è valido, 2-0 rimane, quindi... Sei scandalosa. Stefania tocca Rizzo. Tocca alle canzoni insultatela in inglese su Facebook, Stefania Fanni Rizzoni, insultatela pubblicamente. Ma è lei che ti sta aiutando. Vi do un aumento di stipendio a tutti. Allora, attenzione, Andrea ha una chance insperata, potrebbe accorciare le distanze. Arriva qua di fianco a me di gran carriera, Andrea. Ora canzoni in inglese. Vai, Andrea. Ho già perso. And a better day, a new one for me, an immense tarantella. Cosa? Andrea, mi hai appena rovinato Michael Jackson. C'è il delirio in studio Radio Zatto, mamma mia, c'è Stefania che sta rotolando per terra, Mirko non ci crede, Andrea ha fallito un'altra canzone, rimane a 0, meritatamente a 0. E adesso è il turno di Mirko, anche per voi canzone in inglese. Mirko e Stefi, tocca a voi. 3, 2, 1, andate! I don't wanna die if I'm not back again this time tomorrow. Carry on. Basta. Prego, Andrea. Il carion della nonna. Ascoltiamola. Sì.
Sì, Sometimes I think I never born at all. Cosa cavolo hai cantato in pugliese? Sometimes I never think I'm gonna at all. Ho capito la mia pronuncia. Ma vergognati, non è valido. Sempre 2-0. Sbagliano un altro match point. E quindi adesso, attenzione, tocca ad Andrea Vadiali, che ha un'altra chance per recuperare. Andrea, dai, torniamo in italiano. Vai, Andrea. Insieme è finita, abbiamo capito, ma dirselo è dura. Andrea, hai un uovo in bocca? L'uovo lallo. Però Andrea ha fatto il primo punto, bravo Andrea, va 2-1, sempre per Mirko e Steffi in vantaggio. E ora Mirko e Steffi hanno un altro match point a disposizione, pronti per chiudere la gara, ragazzi? Sì. Andate con questa. Da portare nel viaggio insieme. Ascoltiamo, ascoltiamo. Portare nel viaggio insieme. Yes! Ai ai ai, signori e signori, si consuma. La vendetta di Mirko nei confronti del nostro Andrea. La vittoria va ufficialmente a Mirko, che pareggia il conto. Yes! Zato Animation. È Animation. Zato Nation. Voglio solo dire che il buon Doria mi ha detto che se non vinceva stasera mi avrebbe licenziato in tronco. Beh, vabbè, ma quello è un optional. La facciamo così, diamo una canzone di chance anche ad Andrea, dai, solo per fare il punto in più, dai. Io metterei Nino Raetano. Come no? Ma come no? Stai zitta, Stefania. Allora, Andrea, sei pronto? Dai, una canzone di chance per accorciare le distanze, ma tanto hai perso. Ancora? La nostra canzone d'amore. Che va. No, questa l'hai messa prima. Felicità. Ce l'hai riprovato, ma Andrea non è in grado. Andrea, sei come un sacco di immondizia da buttare. Mi dispiace. Quest'oggi hai perso, Andrea. La vittoria va Mirko. Quindi, attenzione, Mirko 1 e Andrea 1. Yes. Il pareggio di Mirko. Stai godendo, Mirko, vero? Mamma mia. Mamma mia, che storia. E grazie, questo era il gioco della Radio Zato. Mirko ha vinto grazie al supporto di Stefania, che alla fine ha fatto il tutto, perché Mirko era ignorante come un caprone. Pronto? Va bene, grazie. Radio Zato, state con noi. Ricky Strong, Pasquale Palmieri, DJ Yomi e tutto il cast, o meglio dire Ambaradan di Radio Animation Podcast. Serve altro? Bye. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air.
adesso abbiamo anche il gioco per voi da casa. Metterò un po' di canzoni in sequenza, 5 canzoni totali nello spazio di soli 12 secondi, quindi sarà una cosa abominevole. Voi dovrete indovinare almeno gli artisti. Se sapete anche i titoli delle canzoni siete dei geni bestiali, però noi vogliamo sapere almeno solo i nomi degli artisti. Sono 5. Chi ne trova di più vince il premio, che il premio oggi, Mirko, è... Ma io darei una bella felpa. Un'altra felpa della Zazza. La mandiamo a casa. Va bene. E quindi abbiamo quindi il gioco che tra pochi minuti andrà ad incominciare. Inoltre il concorso di Miss e Mister si è concluso. Adesso abbiamo il concorso di Animation Facebook. Che cosa diavolo significa? Inviateci a radiozato@yahoo.it delle foto divertenti della stagione. Sì, le foto sì, più sì. particolari, più divertenti, più pazze, più però le cose più particolari inviatecele pure, perché poi le pubblicheremo nell'album che Mirko Stronzo andrà a creare nella pagina Facebook Zato Animazione, e poi le voteremo tutti insieme settimana prossima e leggeremo poi il vincitore o la vincitrice ufficiale. E quindi inviateci pure le foto a radiozato@yahoo.it. Adesso parola a Mirko Doria. Intanto oggi stavamo un attimino navigando in internet e parliamo un attimino. Stefania, ecco, già sta provando una cosa, adesso ve la dirò subito. Allora, stavamo navigando in internet, ci siamo visti un po' di cose curiose da leggere, che erano molto carine, del tipo le cose strane che abbiamo trovato. Ad esempio, cosa che Stefania stava già provando: non ci si può baciare i gomiti. Ma potete provare da casa e ci fate sapere. Magari me lo scrivete sulla chat. Se vi potete baciare i gomiti. Come? Attenzione, perché originariamente la Coca-Cola era verde. Ma cosa vuol dire? Non voglio immaginarmi la Coca-Cola verde, mi piace così. Cosa hai detto? Non voglio immaginarmi la Coca-Cola verde. Ah, ok, no, abbiamo sentito una frase in egiziano. No, assolutamente. Come, per esempio, una mucca può salire le scale ma non le può scendere. Cosa vuol dire? Come... Ma chi è che scrive queste cose? Ma vabbè, si vergogna. No, sono i forum che fanno sulle cose davvero strane. Basta far casino! Scusi signora, è la signora di sopra. E andiamo con... No. Va bene così? No. Signora, scusa Mirko, piccolo spazio, certo. Pubblicità. Si fa presto a cantare che un panno sistema le cose, e che basta un prodotto qualsiasi per il WC. Allora, caro Mirko, tra poco leggeremo altri aneddoti che ne arrivano a flotte nella pagina ufficiale di Radio Zato, nonché Zato Animazione su Facebook e su Spreaker, chiaramente. Ebbene sì, allora, avevo promesso il gioco anche per la gente che ci ascolta da casa. Ebbene, sono 5 canzoni in sequenza nello spazio di 12/13 secondi. Povero Fabrizio, prima /5/6 non capiva più niente. Speriamo che sia rimasto in ascolto, a meno che sia scappato con le mani nelle orecchie urlando in cosacco. Va bene, le canzoni sono pronte per essere lanciate. Sono 5 in sequenza, indovinatemi almeno l'artista. Pronti? Parte il gioco. Chi vince, vincerà. Vince la felpa. Ebbene, provateci. Per dare le risposte scrivete a Mirko su Facebook, oppure a me qua su Spreaker, o anche a radiozato@yahoo.it. Pronti? Via! Chiedi più, ti ho detto so che è un controsenso, ma l'amore non è ombra, non puoi più scappare, non
senza, senza te mi perderò. Confuso fuori e dentro, ma non sono più confuso. Che bella sta giornata insieme a te. Mamma mia, ma non si è capito niente, era difficile. Diamo un'altra chance, la rimandiamo un'altra volta. Ebbene, questo è il gioco per voi da casa. 5 canzoni in sequenza, indovinate l'artista. Mi ha detto so che è un controsenso, ma l'amore non è. Ombra, non puoi più scappare, senza te mi perderò. Confuso fuori e dentro, ma non sono più confuso. Che bella sta giornata insieme a te. Ok Mirko, tu hai capito qualcosa? Assolutamente no. Ne ero sicuro. Penso che uno fosse Marco Masini, no! Con Bella Stronza. Basta, basta. E intanto leggiamo, intanto continuate a scrivere chi erano gli artisti, mi raccomando, perché vi manderemo la felpa a casa. Intanto ragazzi, gli americani le fanno davvero tutte loro, perché sono noti per avere dei gusti alimentari non esattamente strani, e per una persona estrema per pancetta e bacon. Ma questa passione può davvero arrivare al punto di voler aggempere il bacon? Ebbene sì, perché la Rocket Fit Soda Pop e Candy Shop ha lanciato dal Texas una linea di bevanda analcolica al bacon, pancetta e uovo. No. Oddio, cos'è? È incredibile, così come questo, sempre gli americani, però questo magari forse è meglio di noi italiani. Perché nel 1987 l'American Airlines ha risparmiato $40,000, magari spesi in soldi di manutenzione, che sarebbe più utile, togliendo un'oliva a ciascuna delle insalate che servì in prima classe. E beh. Invece una cosa interessante è che per legge le strade interstatali degli Stati Uniti hanno almeno 1 miglio rettilini ogni 5. Questi rettilini possono essere utili come piste di atterraggio in casi di emergenza o di guerra, ragazzi. Le studiano tutte. Bene, ma chi è che scrive queste cose, Mirko? Perché a me onestamente sta venendo un dubbio enorme proprio. Guarda, le caratteristiche immense. Attenzione, abbiamo le prime, Ricky. Allora, iniziamo con Ale e Sara, le gemelline che salutiamo ancora del Rimini Village, che scrivono Raff, Masini, Mango e Venditti. No. Allora, due sono giuste, due assolutamente sbagliate. Invece abbiamo Veronica Russo, la spinning girl del Par Galanti, che scrive Paolo Meneguzzi, Marco Masini, ma no, Ligabue e Venditti. Allora, quello che non minoro mai non c'è, quindi smettetela di dirla. Due sono giuste e altre sono sbagliate. Secondo me era Marco Masini. No, non esiste. Non c'è. Stronzo, stai zitto. Allora, attenzione. Devi. Sì, perché anche Giorgio, certo, qua dalla chat di Spreaker ci ha scritto un po' gli artisti. Lui dice Raff, Morandi, Marco Mengoni e gli altri non l'ha capiti. Ti dico che dei tre che hai detto, due sono giusti. Quindi siamo ancora a quota 2, tutti pari merito. Cinzia scrive Raff, Mia Martini, Venditti, Nomadi, me ne manca uno. E qui chi è che ha scritto? Cinzia? Cinzia 3 l'ha indovinata. Cinzia 3, per il momento Cinzia è in vantaggio. Ancora, chi è che mi scrive? La Miss, ma manca Chiara. Chi? Cosa? Manca Chiara. Chi è Chiara? Chi? Sabrina, chi è Chiara? Ma chi è Chiara? Dov'è Parisi? Adesso c'è chi è Chiara. Bah, chi, vabbè. Che Chiara non. Quindi abbiamo in vantaggio la Cinzia. Attenzione, Cinzia, la probabile vincitrice. Rileggi della... di quelle che ha detto lei. Certo, allora lei ha scritto Raff, Mia Martini. Ma mi volevo chiedere bianco o rosso? Questa faceva cagare. Venditti, Nomadi e gliene manca uno. Mango, l'ha scritto Mango. No, sbagliato. Rimane sbagliato, rimane a quota 3. Quindi sì, aspettiamo gli altri. Ricky, io li farei risentire. Che ne dici? Dai, diamo una possibilità.
Va bene, va bene. Facciamo? Tra poco lo mandiamo. Perfetto. E io comunque rinnovo l'invito a giocare da casa scrivendo su Facebook, chiaramente, quello che è da vostro punto di vista anche la risposta decisiva, su radiozato@yahoo.it o nelle pagine Facebook Radio Zato oppure Zato Animazione. Rimandiamo le 5 canzoni in sequenza, pronti ad ascoltare con le orecchie bene aperte. Ti ho detto so che è un controsenso, ma l'amore non è. Contra non puoi più scappare, senza te mi perderò. Uso fuori e dentro, ma non sono più confuso. Che bella sta giornata insieme a te. Mirko, che bella sta giornata insieme a te. Per piacere. Serata, semmai. Un momento vergognoso. Vediamo questi momenti. Stendiamo un velo peloso. Va bene così, Mirko. Allora, noi siamo pienamente d'accordo a metà. E con il pubblico da casa, al momento vince Cinzia. Con al momento 3. Vince Cinzia. Abbiamo ancora, vediamo. No, siamo scusateci, fermi qui. Ma ha scritto Alessandro qua su Spreaker che dice: Raff, Mia Martini, chi? Giovanni Calocer, che non so chi sia, un suo amico che canta, Steve Rogers Band e Antonello Venditti. Però attenzione, perché Alessandro pareggia anche lui tre gli andrò. Tre e quindi sono i quinti classificati. I quinti, no. Abbiamo un pari merito, quindi vediamo chi deve arrivare. Ma Chiara è il titolo. Ma Chiara, scrive Sabrina. Ma giusto, Chiara è il titolo. Giusto. Chiara è il titolo della canzone. Però gli artisti quali sono? Ha indovinato una canzone che nessuno ha detto l'artista, tra l'altro. È stata molto brava. Comunque a tre punti per ora c'è il titolo, perché nessuno ha fatto. Siamo più a pari merito. Quindi ne serve uno che abbia quattro punti per vincere la Zatos Sweetest. E quindi tra la cosa, la Zato? No, ti prego, questo mi è uscito. Allora, la Zatos Sweetest. Cos'è un azzato che suda? Cosa vuol dire questa cosa? La felpa dell'azzato. Chi parla l'inglese da casa? Siccome non abbiamo lo slang, scriveteci per capire cosa diavolo ha detto Mirko. Sabrina ha indovinato un altro artista, sì, però non lo diciamo. No. Va bene, però lei ne ha detto intanto uno soltanto. Ricky. Allora, che sì. Sabrina dica anche gli altri, così magari potrebbe andare in vantaggio. Certo. Qua questa qua, allora, chi è che sta scrivendo Cinzia. 3.000 artisti? Li prova tutti la Cinzia. Non vale così, Ligabue. No, invece Neffa, direi, Ricky, che questo è una cosa curiosissima che potremmo fare da domani. Proprio in ufficio, magari mentre gli altri ci chiamano, spegniamo un attimo il telefono, perché c'è scritto che fare un pisolino durante l'orario di lavoro aumenta la produttività e diminuisce il 37% il rischio di morte per cause cardiache. Ma cos'è? Quindi da diavolo? Domani l'ufficio dell'azzato chiuderà per mezz'ora. Naturalmente non è vero. Questo vorrei specificarlo, perché è giusto occuparci anche di argomenti seri, perché l'eiaculazione in alcuni uomini causa riniti allergiche ed emicraniche. Cosa? Riniti ragazzi. Cosa? Ragazzi, è vero che faccio da 12 anni l'animatore, ecco, riniti allergiche ed emicraniche. Forse a causa di un'iperattività cerebrale che influisca influenza aree cerebrali estranee al sesso. Mamma mia. Allora, Mirko, mentre leggi le cose che la gente ci scrive da casa, meno male che è Stefania di fianco che ti aiuta a leggere le cose, perché onestamente non si capisce questa veramente non l'ho capita nemmeno io. Signori, allora, io vi devo leggere quello che mi ha appena scritto Alessandro qua su Spreaker, perché passa in vantaggio.
mi ha appena detto i nomi di quattro artisti. Non li leggiamo più adesso. Chi è stato attento prima avrà avuto modo già di capire. Alessandro è in vantaggio con 4. Emma. Continuate voi anche da casa a provarci. Vi diamo un'altra volta la canzone per provare a capire meglio. Però questa è l'ultima volta che la manderemo in onda. State attenti. 3, 2, 1, via. Detto so che è un controsenso, ma l'amore non è. Ombra, non puoi più scappare. Senza te mi perderò. Uso fuori e dentro, ma non sono più confuso. Che bella sta giornata insieme a te. Beh, decisamente una è molto tosta tra queste 5. Una persona l'ha indovinata, comunque, che è quella più difficile. Trovatemeli e tutti e 5. Abbiamo certo anche Diaferia che dice: vediamo quanti ne becca lui. Raff, Venditti, Nomadi, Ligabue e Mia Martini. Siamo a quota 3, sempre a tema 3. Allora, uno lo ripetete in continuazione, ma non c'entra nulla. Non so perché lo state continuando a citare. Ma attenzione. Sarà Marco Mazzini, no, basta! Con Bella Stronza. Provate, allora, a giocare, perché ragazzi, tra 5 minuti Mirko daremo il risultato finale. Io apro il sondaggio. Apro il sondaggio. Scriverò semplicemente sulla bacheca Zato: Marco Mazzini. Basta. Maroc. Basta. No, lo scrivo in grande. Marco Mazzini. Se riceviamo più di 10 mi piace, manderai in ascolto una canzone di Marco Mazzini. Non ce l'ho. Vai ragazzi, non con ce l'ho. Il mi piace. Mi rifiuto. Vai ragazzi con il mi piace. La faccio cantare a Badiali se lo fai. Okay. Abbiamo un'altra ancora. La Corinne scrive: Raff, Via Martini. Via Martini. Vabbè, Via Martini, che sarebbe Mia Martini. Nomadi e Venditti. Siamo a quota 2. Va bene così, ragazzi, pensateci bene, perché tra 5 minuti daremo la risposta finale. Va bene, vai al gioco di Radio Zato, noi ci siamo! You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. Just leave it all up to me. Come on, Norma Jean. Huh? Don't have to be rich to be my pearl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular storm I'm all compatible with. I just want your extra boys. Boys, give a chick a chance. Wow. Yes, e continuiamo, attenzione, dalle Filippine ci stanno ascoltando e abbiamo la Christelle che dice: Mia Martini, Raff, Ligabue, Venditti e Nino D'Angelo. Siamo quota? Scusa, le leggo un attimo, è a 3, è sempre ferma 3. A 3. E continua Giuseppe Diaferia con Raff e 4, Venditti, Nomadi e Mia Martina. Scusa, Mia Martina chi è? Mia Martini. E 4 è l'autostrada del sole, quindi esatto, è sbagliato. Sbagliato. No. Siamo a quota 1, 2, 3, 4, 5 per chi vuole ascoltare Bella Stronza di no. Marco Mazzini. Allora, mi dissocio, stronzi. Non votate. Arriviamo a 10 mi piace e vi faccio, se arriviamo a 11 vi faccio ascoltare Marco Mazzini in Vaffanculo. No, vi prego, no. Allora, io giuro che mi dissocio, spengo tutto, possiamo chiudere tutto se accade ciò. Attenzione. È arrivato allora, anche il tuo, il Moreno. Il Moreno che dice: Ivano Fossati, Paolo Vallesi, Gianni Drudi, Raul Casadei e Marco Mazzini. Moreno, Moreno non ne ha indovinata neanche una. Moreno. Così come perdi sempre alle Olimpiadi, hai perso anche stasera. Questa era una cosa bellissima. Moreno, ciappa e incassa. Ma
Mancano due minuti e attenzione, attenzione, il gioco si interrompe. Il gioco si interrompe perché è arrivato una risposta da parte sempre di Alessandro, perché ha indovinato tutto. Alessandro ha fatto l'unplay, ne ha indovinate 5! Oh, leggiamole da Alessandra. Alessandro sta scrivendo direttamente. Sì, sì, da Bergamo. Alessandro che dice: Raff con Infinito, Morandi con La regina dell'ultimo tango, Mia Martini con Piccolo uomo, i Rez con Chiara. Li conosci, Rez? Ah, i assolutamente Rez? No. Manco io. E l'ultima era Antonello Venditti. Antonello Venditti. Quindi il vincitore è Alessandro. Grazie, Alessandro. Allora, ha vinto Alessandro, quindi per te la felpa, certo, ti invito ad inviarci i tuoi dati qua, esatto, in chat, l'indirizzo di casa per inviarti il premio che tu hai giustamente vinto, meritatamente, perché ha fatto l'unplay in 5 canzoni indovinate, ebbene sì, erano Raff, Morandi, Mia Martini, Raz e Antonello Venditti. Complimenti, perché sicuramente avrei usato qualche metodo tramite internet per scovare. Figo, Shazam, c'ha un iPhone dietro. Ma noi ce ne freghiamo altamente. Comunque, Alessandro è il vincitore ufficiale del gioco di Radio Zato. E allora, mettiamo anche una canzone che giustifichi un minimo anche il premio, in quanto oltre alla felpa arriverà una pizza e fichi a casa. E va bene così, vai, Radio Zato. Eu quero ver, eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Macaco, caco, macaco, 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 au, macaco, au, do macaco, macaco, do macacau. Noi, guardate, stiamo ballando qua in studio. Sì, sì, assolutamente. Il macacao. Immagino che lo facciate anche voi da casa. Assolutamente. Continuate a scriverci, perché ormai siamo agli sgocci della nostra puntata. Abbiamo garantito che tenevamo botta fino alle 10. Vediamo se ci riusciamo, visto l'andazzo. Marco Massini, quota 8. Basta. Allora, si chiude tra un minuto. Arriviamo a 11, vi prego, arriviamo a 11. No, manca poco tempo, 60 secondi e non ce la farai mai, stronzo. Macaco velho che mora là no sertão. Eu quero ver, oh menino, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Vou ensinar. É macaco, caco, macaco, 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 uau, macaco, uau, do macaco, macaco, do macacau. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão, neto do macaco velho que mora lá no allora, sertão. Eu quero ver. Andrea Badiali ha aperto un'altra boccetta di vino qua in studio. Vergognati. Zato, alcolizzato. No, ma non diciamo queste cose, che poi si spaventano da casa, ci mancherebbe. Noi scherziamo, siamo animatori, animavacche, insomma ci divertiamo con voi. Attenzione. Che attenzione. Che? 6, 7, 8, 9 mi piace per Marco Massini. Ricky, me ne mancano 2 e attenzione, poi però ci sono ancora solo 20 secondi perché sta finendo il macacao. Vi prego, li contiamo. Aspetto. 10 secondi adesso. Vi prego, cliccate su mi piace. 5, 4, 3, 2, 1, non ce l'hai fatta! Attenzione! No, ma il tu mi piace non vale, Mirko. Hai cliccato il tu mi piace, stronzo, hai barato, non vale. Allora, io invito tutti coloro che ci ascoltano da casa anche a rientrare un minimo nella serietà del nostro scopo, in realtà. Certo. Oltre che Mirko scopo e del Radio Zato. Ebbene sì, se volete inviarci domande per quanto concerne lo stage di selezione e formazione che si svolgerà in data 9, 10, 11 novembre a Riccione all'Hotel Meari, non esitate a farlo scrivendo su Facebook o a radiozato@yahoo.it, SMS a 389-7604-345 chiaramente, perché noi ci siamo! Noi ci siamo! Stand there and watch me burn, but that's
was like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Mm-hmm. I came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands. Caro Mirko, io torno in diretta, interrompo tutto questo cippiripuperi perché oggi è un giorno speciale per qualcuno qua in studio. Mirko, sì, mi guarda sì, con la faccia dubbiosa, non sa cosa sta escogitando. Assolutamente no. Niente di particolare, figurati caro Mirko, vorrei informare anche la gente a casa. Ricky Strong vi annuncia che oggi è un giorno speciale per una persona presente qua in studio. Oggi è il compleanno di Stefania! Stefania! Tanti auguri, Stefania! Tanti auguri alla Steffi! E comunque il solito Alessandro qua da Spreaker mi scrive: chi se ne frega? Ma come? Vergognati, stronzo! No, va bene così, grazie per essere con noi questa sera. Siamo ormai agli ultimi 10 minuti della nostra trasmissione. Sì, siamo arrivati. È ora di scrivere gli ultimi aneddoti perché li leggeremo in linea. Chiunque voglia fare un saluto in diretta qua in radio, ci scriva qua su Facebook perché noi ci siamo. Signore e signori, è arrivato il momento del gran finale, ma prima di ciò vorrei fare due domande anche ad Andrea Badiali, che è qua collegato con noi. Il caro Andrea, ciao Andrea. Ciao ragazzi. Andrea, vorrei porti due domande che magari potrebbero essere d'aiuto anche alla gente che ci ascolta da casa, specialmente per coloro che parteciperanno allo stage di selezione del 9, 10, 11 novembre a Riccione. Allora, che cosa consigli ai ragazzi che per la prima volta andranno ad affrontare uno stage per diventare animatori turistici? Io consiglio di mettercela tutta, di dare il massimo e di essere loro stessi. E puntualmente chiedo ai ragazzi di mettere tutto quello che hanno dentro e tirarlo fuori in quel momento. Scusa un attimo perché vorrei aprire una parentesi. Tirar fuori tutto quello che hanno e metterlo dentro, scusa, me l'hai servita su un piatto d'argento, Andrea. Dai, no, voglio evitare battute, lascio a voi l'immaginazione della gente da casa. Ma no, chiaramente comunque lo stage è un momento di divertimento molto intenso, lavoro, è un'esperienza unica chiaramente, ma soprattutto sarà un momento speciale, vero Andrea? È un momento di gioco, è un momento di divertimento, ma è comunque un momento di selezione dove noi sceglieremo gli animatori che andremo a portare nelle nostre strutture turistiche per questa estate e perché no anche magari anche per quest'inverno. E noi ci speriamo, vero Mirko? Ci speriamo. Assolutamente sì. E io
dimmi quanto altro tempo abbiamo oggi? Oggi siamo illimitati, insomma. Io, insomma, vai a dire che può bastare. Io andrei con la frase di chiusura, e qui cerchiamo l'accompagnamento musicale. Devo dire che allora, caro Mirko, chiaramente è il momento dei saluti, ormai siamo agli ultimi 7-8 minuti della nostra Radio Zatto, chiudiamo qua la terza puntata infinita. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, mandateci un segnale, coloro che sono ancora in linea su Facebook o su Spreaker o in email, scriveteci chi c'è, che insomma lo salutiamo molto volentieri. Tra poco anche un momento particolare, Mirko. Certo, questa ricordiamo che è la canzone del capo che dobbiamo per forza mettere, ma o ci licenzia. È Mascheri comunque, sempre. Mascheri. No, non è Mascheri. Mentre Stefania ormai si sta appolleggiando contro il muro, è un termine bolognese, mio. Ringraziamo ancora la Cinzia che ci riempie di complimenti, grazie Cinzia. Ciao a tutti voi ragazzi, io sono Andrea Badiali, sono uno dei selezionatori per lo stage e in questo momento mi occupo della redazione posta e tutto quello che riguarda la regia al di qua del vetro. È arrivato un messaggio da parte di una delle nostre ascoltatrici, la nostra Lavinia, viaggio nel mondo della musica. Chiudi gli occhi, ti lasci andare, nella mente viaggia e tu rimani lì fermo, seduto su quella sedia, con la testa rivolta verso l'alto, come se qualcuno ti avesse rubato l'anima. La fuga di un cavallo ti dà libertà, spirito libero. Una strada si disegna davanti ai tuoi occhi. Non conosci la destinazione, ma non ti fermi. Senti qualcuno che ti chiama, non sai chi è, ma ti fidi di quella voce sententizio, straniera alle tue orecchie. È lei che ha tracciato il percorso, è lei che ti trasporta, vuole portarti via con sé in quel mondo dove le regole dirigono solo i tuoi desideri e i divieti sono solo quelli che non conosci, in quel mondo dove la musica è il sapore della vita. Grazie Andrea per questo momento. Bella, 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 bella. Sono i vostri messaggi questi, ma noi ringraziamo voi ragazzi perché siete splendidi. E quindi iniziamo con la carrellata dei saluti. Iniziamo appena commentato da Simone. Certo, questo è il mio saluto speciale da parte di Ricky Strong, grazie. Da Simone Visigalli a Giuseppe Di Aferia, aspettate che carica la mia pagina, Moreno, alla Corinna, alla Cinzia, alla Veronica Russo, alla Miss Sabrina e a carica su che mi carica la canzone, alle gemelle e al nostro Anthony, al bagnino Nico e a Francesco Macchitella del Gatteo dalla Puglia, Savio Garofalo, e continuiamo dalle Filippine, la nostra Christelle, la Dalila che è sempre qui presente con noi, all'Arianna Dall'Olio, la Valeriona Maifredio e Potà, ti vogliamo bene Valeriona, e Alex Pagliarini, all'Alessandra Dado. Basta perché non mi sta caricando più la pagina di Facebook, insomma.
Che dire. Sì, abbiamo anche i saluti dalla parte della pagina Spreaker che ci stanno ascoltando i ragazzi. Ovviamente un caloroso saluto va ad Andrea, un caloroso abbraccio a Roberto, Erika che ci ascolta da Parigi. Ciao Erika! Ciao Erika! Elena, Manuela, Valentina, Ilaria, Arianna, un grande abbraccio anche va a Dario e Moreno e un saluto anche a Radio 100% Animatori che sono stati con noi questa sera. Grazie, ciao ragazzi! Noi ci siamo! E come li salutiamo? Come li salutiamo? Io avrei qualcosa da dire, caro Mirko. Prego. Una frase che diciamo ha dato il semaforo verde a quello che è il nostro video della Zatto Animazione prima dello stage di aprile. Yes. Un video che proietteremo in ogni stage, che faremo vedere anche nei prossimi, che ha raggiunto tantissime visualizzazioni in rete e noi vi ringraziamo perché è stato creato da noi animatori grazie al bel canto di Roberto Chiodi, che in arte Robin Hills, il cantante della Steve Rogers Band. Un abbraccio va anche a Dario che ha creato la strumentale della versione acustica e a Nicole che l'ha cantata in maniera assolutamente sublime la versione acustica. Un saluto va anche a Simone Neri della SN Management che sarà presente col suo staff al prossimo stage di novembre a Riccione con i fotografi, appunto, che daranno vita anche a uno spazio web e noi siamo molto contenti di tutto ciò. Signori e signori, questa è stata Radio Zatto. Noi ci siamo stati, Mirko! E voi? Noi ci siamo! E un grazie a tutti da Ricky Strong e Mirko Dori Leve. Grazie, vi vogliamo bene. Ci vediamo a Riccione. Sì. Toccava a me. Bastarono i primi due minuti per darmi l'impressione dell'imminente naufragio e del disastro che mi aspettava. In quei due minuti iniziali sentivo che la mia carriera freschissima stava volgendo alla fine. Davanti agli occhi mi si confondevano i colori, mi ballavano nella mente i loro nomi. La nera muraglia di pubblico che stava davanti a me pareva un gigante che stesse sul punto di schiacciarmi. Il microfono prendeva l'aspetto di un infernale ordigno di tortura, pronto ad infliggermi il colpo di grazia. Furono i due minuti più trementi della mia vita, sembravano lunghe in eternità. Nel gelo spietato, dall'improvvisa solitudine in cui mi trovavo, lontano da chi vedeva attraverso le mie parole, sentivo che la bocca mi si chiudeva e già provavo l'istintivo, irrazionale, ma umanissimo desiderio di scappare e piantare tutto. No, no, non fu così. Due soli minuti. Ripresi coraggio, le parole non mi si seccavano più in gola, le persone tornarono ad avere un viso, un nome e le idee mi si schiarirono. Cercavi qualcosa che ti... Buonasera a tutti e benvenuti! In sottofondo l'applauso più ricordato della mia vita, sorrisi che mi hanno dato il mio primo semaforo verde. E questo è solo l'inizio. Vieni anche tu a fare l'animatore! Grazie a tutti per essere stati con noi anche questa grazie sera. Grazie davvero di cuore. Questa è stata Radio Zatto, noi ci siamo stati, Mirko. Sì. Noi ci siamo. L'appuntamento alla prossima settimana, vi faremo sapere tramite le nostre pagine Facebook e non solo quando saremo in diretta. Naturalmente la prossima settimana vi sarà la quarta puntata di Radio Zatto. In compagnia di Mirko Dolly Raven e Ricky Strong. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, un saluto va anche a Andrea Badiale alla posta e a Stefania presente con noi qua in studio. Grazie a tutti, questa è stata Radio Zatto. Vi vogliamo bene, bene. Abbracciamoci forte. Vieni che tu a fare l'animatore, tu devi provarci, devi provarci. Vieni che tu a fare l'animatore, ne provaci subito, parli anche tu. Un giorno poi parlerai delle
ci